chiedo cortesemente di utilizzare la mascherina e di rispettare la distanza. Con quelle sere sono state già le risposte per la distanza corretta di 1,5 m. Chi invece fa gli interventi può togliere la mascherina. Chi ne ha bisogno Chi ne ha bisogno Sì, sta fermando. Non sono una sua donna.
ogni giorno comunicazioni del sindaco di Gesù. Il primo consiglio comunale successivo alla fase acuta dell'epidemia e del lockdown impone di formulare alcuni ricordi, considerazioni, ringraziamenti e pensieri. Non voglio sbagliare nell'ordine, ma purtroppo non posso departire da qualcuno. Non posso quindi che ricordare l'avvocato Loris Fortunato, che come già ho avuto occasione di dire, è stato per sempre e per sempre sarà un nostro grande concittadino, a cui non possiamo non tributare il riconoscimento di aver traghettato il nostro paese verso, se si vuole, l'era moderna. La circostanza che il decesso sia avvenuto nel periodo di buio del lockdown ha impedito alla nostra comunità di rendere il doveroso omaggio e tributo, e pertanto non posso che invitare tutti ad un minuto di silenzio. Allo stesso modo, il pensiero non potrà che andare a tutti i nostri concittadini che in questo periodo sono venuti a mancare, anche di giovanissima età come la nostra concittadina Lucy Signora, e a cui la comunità non ha potuto rivolgere l'ultimo pensiero per i medesimi motivi, ed in particolare che è venuto a mancare a causa del virus, ricordiamo il nostro concittadino signor Buttazzo, Corrado, e insieme a loro a tutte le vittime di questa odiosa malattia che ha piegato vite, cuori e anche lo spirito. Per tutti questi defunti, stringiamoci in un minuto di silenzio. Adesso non posso che seguire con i ringraziamenti, ed il primo dei ringraziamenti non può che andare a tutti i cittadini che compostamente e in silenzio hanno collaborato e contribuito al superamento dell'emergenza semplicemente rispettando le regole. Come tutti sapete, il virus è un ambito della nostra comunità, eppure omettendo per motivi di privacy i nomi, rivolgo agli interessati il mio pensiero e i miei migliori auguri. Solo la forza di tutti, nel rispetto delle regole, ha consentito di evitare che il corpo del male si diffondesse diventando una malattia. Pensate, riguardando le notizie di questi giorni, come il mancato rispetto delle regole abbia contribuito a determinare popolari locali anche in piccole comunità. Ringrazio tutti, veramente tutti, e in particolare i giovani che, pur mordendo il freno, hanno condiviso con i più grandi e più anziani con fermezza e compostezza misure ferree di cui probabilmente non era per loro chiara la finalità in un'area non veramente colpita. È evidente che per i più giovani il male appare una cosa lontana, un evento che può capitare solo agli altri. Il loro sentimento di invincibilità è connaturato nel DNA giovanile e via via si attribuisce con l'esperienza.
il pensiero va anche ai bambini. Loro probabilmente hanno vissuto questo periodo con maggiore difficoltà e con minore comprensione. E se in tutti noi il ricordo rimarrà in pietra, nei piccoli, è bene far sì che non dimentichino. Ed allora abbiamo pensato attraverso un piccolissimo attestato, da un lato di complimentarci con loro per essere stati bravi e obbedienti, dall'altro di lasciare per loro una traccia che gli consente un giorno di ricordare la loro piccola guerra vinta con fermezza. Ai complimenti per i comportamenti passati devo però aggiungere un invito per il futuro prossimo, per quanto in questo periodo le regole non siano chiare e spesso certamente poco efficaci, a mantenere coerentemente il comportamento fino ad oggi tenuto e a rispettare con continuità le indicazioni e le misure di contenimento. Il distanziamento sociale è la regola, ma pensiamo anche ad una regola per una piccola comunità come la nostra, e specie per i nostri anziani. Se non è necessario, non esponete, rimanete riguardati. Come è stato fatto sino ad ora, sarà un nostro preciso dovere, e quando dico nostro, non parlo dell'amministrazione, ma di tutta la comunità, venire incontro alle esigenze per soddisfare i loro bisogni che il rimanere riguardati potrebbe impedirvi di soddisfare. E questo invito mi porta subito a vivere ringraziamenti ed elogi. A nessuno sarà sfuggita in questi duri periodi l'opera degli ausiliari civici volontari del Comune, i quali fin dall'inizio dell'emergenza, in piena quarantena generale, con vero spirito di altruismo si sono messi a disposizione del comandante della polizia locale Rocco Esposito, sacrificando il proprio tempo libero per fornire il proprio aiuto alla popolazione cittadina, soprattutto la fascia più debole e vulnerabile come i nostri anziani e i cittadini in isolamento. Quotidianamente hanno fatto fronte alle numerose richieste di assistenza domiciliare che pervenivano al centralino del comando di polizia locale. Per coloro che non potevano muoversi da casa, hanno effettuato la spesa alimentare e di beni di prima necessità. Hanno ritirato farmaci e presidi sanitari necessari alle cure dei cittadini richiedenti. Grazie a questi volontari è stato possibile distribuire velocemente in poche ore a tutti i cittadini ben 3.000 mascherine realizzate artigianalmente e donate al Comune. Nel periodo più caldo dell'emergenza, stante la carenza del personale, hanno rappresentato una notevole risorsa per le incombenze della polizia locale, con la quale hanno collaborato per il monitoraggio costante dei movimenti delle persone nei luoghi pubblici ed il contingentamento dell'affluenza al mercato settimanale. Sono stati gli angeli della nostra comunità e da loro va il mio elogio personale e deve andare il ringraziamento di tutti. E fra gli angeli della comunità, e mi permetto di ricomprenderlo fra i volontari, una speciale segnalazione va fatta per Dominiero. La sua collaborazione con San Piero Solidale è stata determinante e sostenibile. Infine la macchina comunale. Un riconoscimento a tutti i componenti del Consiglio Comunale. Cittadini, devo dire con franchezza che nessuno dei consiglieri è stato in questo periodo assente. E anche solo distratto di quello che la comunità ha subito. Anche se più potranno non averlo notato, tutti e proprio tutti sono state le sentinelle dei bisogni della comunità attraverso il problema del singolo. Ciò che magari dalla struttura non era stato notato, i consiglieri lo hanno segnalato e la macchina è arrivata dove aveva dimenticato di passare. Grazie a tutti voi per la collaborazione data a me e alla comunità. Ora la struttura amministrativa. A tutti va il mio encomio, sia che abbiano operato smart working, sia che siano stati fisicamente nelle strutture. Senza l'ausilio di tutti ogni meccanismo si
sarebbe inceppato. E voglio richiamare l'attenzione di tutti sulla circostanza che il lavoro svolto non era solo quello ordinario. L'intera struttura si è dovuta orientare allo svolgimento di compiti che conseguivano alle emergenze e alla speculare necessità di aiuto alla comunità. Ma su tutti, un particolare specifico encomio sarà tributato al responsabile Franco Fortunato e al comandante della polizia locale l'anno scorso. Entrambi, a seguito del contagio registrato nell'ambito del municipio e con quasi tutto il personale di isolamento fiduciario e smart working, con vero spirito di abnegazione e attaccamento al dovere, non si sono risparmiati in termini di tempo e di energia, coordinando, ognuno secondo le proprie competenze, tutta l'attività amministrativa legata alle innumerevoli incombenze derivanti dal periodo emergenziale e ricadenti in capo al sindaco, come solo a titolo di esempio, le continue comunicazioni con gli organi istituzionali, come la Prefettura e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per la delicata gestione dei cittadini contagiati e in isolamento, il conseguente scrupoloso controllo sugli spostamenti delle persone e il rispetto delle norme anticontagio da parte della popolazione. Attività, ripeto, svolta spesso con la difficoltà della particolare situazione del momento, con gran parte del personale comunale, prima l'isolamento fiduciario e poi smart working. E da tutti i volontari e dipendenti ritengo doveroso che il Consiglio tributi un applauso, che ovviamente è anche diretto a tutti gli operatori sanitari che hanno con il loro lavoro giornaliero portato la nazione fuori dall'emergenza sanitaria. Signore consiglieri, unitevi a me nel ringraziamento con un applauso. Concludo questa mia evoluzione esclusivamente con un augurio di speranza, perché finita l'epidemia dovrebbe partire la costruzione di un tessuto socio-economico, se non distrutto, certamente trovato. Per quanto sarà possibile, saremo, se non a fianco, certamente vicini a tutti, ma speriamo che si arrivi presto ad un livello di ripresa che consenta a tutti una vita dignitosa. La speranza e l'augurio, come si dice in questi giorni, è che nessuno resti indietro e ad ognuno di noi il compito di fare in quanto il nostro potere affinché il mondo diventi realtà. Grazie. Come dice la segretaria, gli interventi che si possono fare con interpellanze non sono interrogazioni, quindi se concedo a lei, assessore, questo intervento, poi dovrebbe concedere a tutti, non sarebbe correttato chi è. Mi dispiace. Passiamo al terzo punto. Ma questo vale per lui come assessore esterno o vale per la professione degli interventi in generale? No, vale per tutti i professori. Passiamo al punto numero 3, adeguamento contributo di costruzione anno.
costruzione è determinato periodicamente dalla regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata dei diritti della regione. In assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente in base alle tabelle di variazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, che quest'anno risulta di €708,56, cosiddetto costo basso. Tale costo, moltiplicato dalle coefficienti correttivi della legge regionale del 2007, determinano che il costo base di costruzione pari a €495. Questo a sua volta viene parametrato in funzione della tipologia dell'edificio e se si trova all'interno o all'esterno del perimetro urbano. Gli oneri di urbanizzazione sono adeguati ogni 5 anni sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati. Sono allegate le tabelle riferite al costo di costruzione e oneri di urbanizzazione. Passiamo agli interventi. Grazie.
volte esclusivamente per il tipo di vino. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Abbiamo bisogno di un paio di minuti, vorremmo un attimo consultarci da un attimo, se ci possono essere concesse. Sono giusto 2-3 minuti. Ok, questo è veramente, possiamo sospendere. Adesso per riporto mi pare che nel precedente vi fosse, per quale motivo non inserire in questa tabella? Ci sono altri interventi? Buonasera. Spunto da questo punto dove si è anche ricordo la presenza nel scorso consiglio permanente della animazione della sede degli ex sede della polizia locale. Per il resto di questo punto specifico non ci sono grosse cose da segnalare, se non il fatto che noi abbiamo avuto l'esigenza chiedere poc'anzi la sospensione del Consiglio, che siamo rimasti, non so, faccio ancora fatica a percepire quello che ho ascoltato e a pensare che oggi non ci sia più una maggioranza in questo comune e soprattutto parlo di noi per conto del gruppo e dei tre presenti. Posso dire forse che la massima scelta di responsabilità oggi tra i presenti l'hanno fatta i consiglieri di minoranza che
e ricordare che la segretaria oggi in nostra assenza non ci sarebbe stato il consiglio comunale. Che la maggioranza, o meglio quella che è la maggioranza a quanto pare, fino ad oggi non ha i numeri. Quindi siamo fieri di essere qui presenti e di contribuire a portare a termine questo consiglio comunale, bilancio compreso, al di là del fatto che si tratti di un documento prettamente tecnico stilato dalla maggioranza, ma comunque, essendo consiglieri, abbiamo diversi doveri verso la cittadinanza, verso gli elettori, verso anche i cittadini presenti. Quello che vi rammarica tanto, sembrerà assurdo però, è pensare che durante questo Covid, questa pandemia, c'è stata una grande unione di intenti di tutti, come ho ascoltato nelle comunicazioni del sindaco, tutti hanno contribuito a fare qualcosa per il paese, una grande unione di tutti. Poi arrivo qui oggi e un pezzo importante della maggioranza si dissocia dall'amministrazione. Dico, forse allora ognuno di noi ha fatto il suo, ma in questo ognuno di noi fare il suo ci sono stati dei problemi sicuramente a noi sconosciuti, perché obiettivamente queste sono dinamiche strettamente interne, però diciamo non si può rimanere indifferenti nell'ascoltare che due assessori su quattro si disconoscano dall'operato di un sindaco facente in funzione. Credo che stia accadendo qualcosa di importante con risvolti sicuramente importanti, ma ribadisco la scelta di responsabilità, la scelta politica di questo gruppo di essere presente e di uscire da quest'aula oggi e di non far saltare questo consiglio comunale per rispetto assoluto di tutti i cittadini. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Delia, per quanto riguarda quello che ha chiesto, il piano degli italiani quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso e per quanto riguarda i locali, gli ex i locali del comando della Polizia Municipale, per adesso stanno servendo sempre al comune e quindi non è intenzione di metterlo nel piano di prevenzione. Possiamo a proposito dell'utilizzo attuale da parte del comune dell'ex sede della polizia locale, mi è parso di sfuggita di vedere in un paio di occasioni la presenza della macchinetta timbratrice per dei dipendenti comunali, non so se ancora funziona oppure no, e di un deposito parzialmente abbandonato di materiale della polizia locale. Visto che nell'intervento precedente si è detto che il Comune lo utilizza, mi pare che recentemente, nell'immediato, ho visto vuoto, totalmente vuoto, vorrei capire se viene utilizzato per che alcuni dipendenti di questa
domicilio terziario, che potranno essere ceduti in proprietà con diritto di superficie per l'anno 2020. I comuni annualmente provvedono a verificare la quantità e la qualità di aree fabbricate e destinate alle residenze, che potranno essere ceduti in proprietà con diritto di superficie. Oltretutto i comuni devono stabilire il prezzo di ciascuna tipo di area o di fabbricato. Allo stato attuale non esistono aree proprietarie disponibili, esiste un piano di insediamenti produttivi avente una superficie di metri quadrati 160.000 circa, e di questi il comune è proprietario di circa 300 metri quadrati, per i quali è prevista la alienazione, che è moltiplicata per il prezzo già determinato di 20 euro al metro quadrato, ne consegue il gettito previsto di 6.000 euro. Passiamo agli interventi. Prego, consigliere. Buonasera a tutti. Allora, in riferimento al punto 5, vorrei esprimere un concetto molto semplice. Questo ente si sta preoccupando di mettere in vendita questi 300 metri quadri nella zona residenziale, chiedo scusa, artigianale, quando andando in giro in quei luoghi, peraltro ancora privi della segnaletica che dovrebbe sia indirizzare gli enti a raggiungere le aziende che a pubblicizzare. E comunque, riallacciandomi a quello che stavo dicendo prima, quando andavo a girare quei luoghi, ci si accorge, per dire la verità, di un cilindro a farlo anche una data, dell'assenza di controllo che è stato in quel posto, a tal punto da far sì che quella che sarebbe dovuto essere il motore pulsante dell'economia della nostra comunità è divenuta una ghiotta opportunità per i furbetti che hanno approfittato, e noi glielo ascoltiamo, del silenzio di qualcuno. La segnaletica forse manca, non le faccio una ragione ovviamente, perché è talmente tanto sicuro il numero delle medie aziende che sviluppano lavoro che forse non ce n'è bisogno, almeno così credo. Mi auguro sinceramente che dopo che questo terreno sarà acquistato, chi ricoprirà l'incarico di assessore alle politiche pubbliche garantirà il vincolo di artigianalità e non il vincolo delle case custode trasformate in villette. Grazie. Intendo fare un passaggio veloce sui numeri. La zona di San Pietro e Lama ha una superficie di 163.835 metri. Sono rimasti quadri, sono rimasti invenduti 300 metri quadri, il 2%. Quindi vuol dire che noi abbiamo una zona sufficientemente grande, un numero di insediamenti puri, artigianali, irrisorio,
tantissime zone ferme e possiamo, con tutta la correttezza e la realtà di questo mondo, ammettere che probabilmente la peggiore zona di quantomeno di Lecce provincia ce l'ha sempre fatta. Cioè, questa è una considerazione ampia, come si riferisce da qui a 2 mesi, a un mese, a 10 mesi, a un anno, c'è cioè, una situazione evidente proprio, cioè, non c'è nulla nonostante sono stati venduti 16 ettari di terra. Abbiamo nulla, poi, con il contorno della Sestre, non tanto forse delle indicazioni per giungere alla zona industriale, alla zona Nord, ma quanto di quei tabelloni che tanto tempo hanno voluto per nascere, che sono dei tabelloni dove non ci sono elencate le aziende che operano e producono all'interno di quella che noi definiamo zona B, per cui è un percorso misterioso quando la persona arriva, si è pensato di andare e cercare tra 5 zone vuote, un'azienda chiusa, mezza azienda aperta, trovare chi, come, perché. Non capisco che problema ci sia stato a livello organizzativo di risorse al punto da non riuscire a implementare un qualcosa di così economicamente leggero e semplice. Il collega Vincenzo auspicava che il prossimo assessore, ma sì, ci può stare, io dico, la prossima amministrazione, qualunque essa sia, qualunque, che veda presenti qualcuno di noi, nessuno di tutti quelli che sono qui come consiglieri, dovrebbe prendere a cuore questa zona piccola, se ancora si vuol dire che ce l'abbiamo. No, arrendersi all'evidenza e dire è un fallimento, perché in confronto a noi Lecce, che non è Lecce, sembra una cittadina del Veneto, della Lombardia, una vera zona B, vera. Ma siccome quando vogliamo poi facciamo paragoni con i comuni limitrofi su quando noi siamo messi meglio o meno peggio, sulla zona B non c'è nemmeno da mettersi a confronto, dobbiamo solo alzare le mani e dire purtroppo siamo in nulla, non in nulla come attività che opera, attenzione, non voglio essere prendere, non in nulla come attività che opera, ma come quantità di attività o di reali attività che ho, reali attività, che se voi vogliamo prenderci in giro, prendiamoci in giro, siamo circa 10 consiglieri, sono diversi cittadini, le forze dell'ordine presenti, ci prendiamo in giro, diciamo abbiamo decine di attività. Qual è la realtà, quella che serve, è quella che forse nessuno può vedere meglio di noi amministratori, al di là di che noi siamo minoranze, tutti in un modo o nell'altro dominiamo il paese. Io avrei a cuore questo. Il mio augurio, ripetendo la critica, perché a questo punto si può solo criticare quella che è lo stato attuale, il mio augurio è che coloro che amministreranno sapranno cambiare le sorti di questa zona B, rendendola degna di essere definita zona. Yeah.
sono posti non edificati, ma sono di proprietà privata. Quindi non so a chi vuole intestare questa responsabilità, ma io credo che il Comune non ha questa responsabilità. Per quanto riguarda i 300 metri da espiegare, si riferiscono non a un'intera zona, anche perché in quella zona il volume di intervento sono 1250 metri quadrati, ma si riferiscono ai benedetti stradali, e cioè le strade che esistevano prima di fare il piano. Per quanto riguarda invece quello che ha detto il consigliere Delia, che senza le provocazioni non è nient'altro, io la esorto, se ha qualcosa da denunciare, di denunciarlo all'autorità competente, che sono i vigili carabinieri. Perché se così non sarà, ora hanno raccontato qualcosa di sbagliato, ora ha visto qualcosa che ora effettivamente non è da denunciare. Se c'è, lo denuncio. Per il bene dei cittadini. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego. Per dichiarazioni di voto, mi rende veramente difficile andare a fare un'analisi intorno alle parole che adesso ha messo sul banco. Non credo che l'organo di controllo competente nella fattispecie sia un cittadino. Nel momento in cui vengono o sono stati acquisiti questi territori, questi terreni, come diceva Rico Guido, credo, voglio dire, che un appunto, no? Un punto di vista avrebbero dovuto comunque metterlo sul campo, no? Soprattutto chi era preposto a farlo, no? E poi non penso che se lei si fa un giro in quella zona insieme a me possa vedere cose che io non riesco a vedere. È un dato di fatto. Se quella è una zona artigianale, io sono una lega. Per dichiarazione di voto, quindi voterò a stare un po' giù. Grazie. C'è due passaggi. Il primo sull'intervento dell'assessore Leo. Io penso di essere stato sufficientemente chiaro, non ho citato le indicazioni stradali per raggiungere la zona B, ma quella della struttura. E mi è stato qui ufficialmente detto che il Comune ha messo la struttura con un accordo con le aziende, poi le aziende non hanno messo la loro parte. E io mi posso permettere di dire che secondo me come gestione è una gestione che io non condivido, che secondo me l'amministrazione, che il territorio competente del Comune, o fa tutto o non fa nulla. A parer mio, fossi stato io in quella posizione, avrei operato al 100%, questo che lasciare qualcosa in sospeso, per una spesa penso esigua di qualche centinaio di euro, credo sia abbastanza esigua. Forse questa è stata la motivazione che poi che vi ha portato a agire in questa maniera. Io ne prendo atto per quanto riguarda l'intervento invece del facente funzione sulla tipologia di territorio ancora in vendita su questi 300 metri che sono tra virgolette pezzi di terreno non un terreno contiguo, non è vendibile se lo raggiungere il
50 metri quadri, quindi chi mai comprerà questo 500 metri? E soprattutto l'intervento che dice il 98% di territorio disponibile assegnato, mi si dice hanno comprato privati, e certo, mica l'ho comprato io. Comprato privati, loro sono liberi di farci quello che vogliono. Mi sembra però una versione un pochettino originale. Allora noi privati possono fare quello che vogliono, possono comprare il terreno, e se poi comprano 20 terreni e ne vanno a edificare e ad operare per quello che è la struttura a livello artigianale in 10, 9, 11, altri terreni rimangono così e l'amministrazione non può fare nulla se non dire al consigliere che segnala attraverso suo delle problematiche che se ritiene ufficialmente presenti quelle problematiche lui deve segnalare. Cosa che mi spiace, sono sentito dire più volte, dovete segnalare, se sapete voi dovete segnalare. Per 1500 anime, 100 strade, consiglieri comunali, più di maggioranza di minoranza, polizia locale, carabinieri, tutti vedono, tutti sanno, quindi se voi dice una cosa che è assolutamente falsa, sua piena responsabilità. Viceversa, ci sono interventi in Consiglio Comunale, ci sono interventi in piazza, ci sono interventi nei bar. Qui si fanno interventi, assumendosi tutte le responsabilità di quel tema. Sono 4 anni che faccio. Che siamo in carica ancora, che tutti, noi per qui nel nostro piccolo, perché possiamo fare veramente poco, e voi nel vostro grande, perché potete fare di più, di fare il meglio per il paese da qui alla fine del nostro mandato. Chi vivrà, chi verrà, vivrà e verrà. A un certo punto noi lasceremo spazio. A questo punto il mio voto è astenuto. Grazie. Come diceva il collega De Vita.
Per questo sicuramente anche su questo punto ci asterremo, perché è giusto non fare diversamente. Però mi permetta sempre una considerazione un attimino un po' personale, perché si avverte un'aria così pesante dopo le dichiarazioni dell'assessore Pandone, che forse in realtà verso tutto il Consiglio Comunale e i cittadini ci spiegasse il sindaco i motivi di questa rottura, altrimenti andare avanti con 10-12 punti con quest'aria è un po' anomalo. Grazie. Va bene, passiamo alla domanda. Favorevoli? Contrari? Guarda il piano triennale, abbiamo realizzazione rete filiale del servizio del comune di San Pirellamo per un importo di 1 milione di euro. I lavori sono già stati consegnati. Messa in sicurezza della scuola primaria Grazia di Vecchia, è stato abbiamo partecipato al bando e ancora non è uscito dal datatore. Riqualificazione e valorizzazione area Madonna di Bolsino con un importo di 1.600.000, abbiamo partecipato al bando ma ancora non è uscito dal datatore. Realizzazione di un atto di videosorveglianza che è in attesa di essere fatta la procedura, di essere utilizzato il bando. Rigenerazione urbana di un'area nei pressi di via Campioni Stati di Varacchi e Capaci. Formazione isolata per un importo di 190.000 euro, formazione isolata all'interno dell'area periferica di 280.000 euro, potenziamento ortopotanico per un importo di 190.000 euro. Sono tre interventi che saranno effettuati su via Strage di Capaci che interesseranno dall'ortopotanico fino all'altezza di Capaci. Questi saranno in attesa che sia bandito il pubblicato bando. Poi riqualificazione dell'edificio di Pino Biblioteca Comunale, anche questo è stato ottenuto il finanziamento per circa 140.000 euro. Si devono aspettare tutte le procedure per poi bandire pubblicare il bando di gara. Efficientamento energetico complesso casa via Berlinguer per un importo di 1.136.000 euro, un finanziamento che già abbiamo ottenuto, bisogna spiegare le procedure. Manutenzione delle facciate esterne della scuola primaria per un importo di 200.000 euro, è un finanziamento che abbiamo richiesto, della quale ancora non abbiamo ricevuto risposta. Lavori di adeguamento antincendio della scuola primaria per un importo di 75.000 euro. Non c'è il punto ancora
comunicazione ufficiale, ma questo ci sta molto insieme. È stato svegliato per i giornali. Quindi per quanto riguarda il manuale, scusate se vi ripeto, ma questo si riferisce soltanto all'elenco annuale, abbiamo rete fluviale a servizio del comune Sant'Evellano per l'importo di 1.000.000 di euro, messa in sicurezza della scuola primaria grazie all'elenca per 1.000.000 di euro, realizzazione di impianto di videosorveglianza per 186.000 euro circa, rigenerazione urbana di un'area nei pressi di via Capri Stragi, quindi abbiamo tre interventi. Formazione sulla gente all'interno dell'area periferica, potenziamento dell'orto botanico per un totale di 700.000 euro, riqualificazione dell'edificio adibito di biblioteca comunale per circa 140.000 euro, efficientamento energetico complesso case di riavvento per un importo di 1.135.000. Per quanto riguarda invece programma biennale di vani e di acquisti di forniture e servizi, quindi mi riferisco all'anno 2020-2021, zona c'è il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assegnati agli urbani, per un importo di 318.000 euro per il primo anno e 318.000 euro per il secondo anno, per un totale di trasporto scolastico per il primo anno 31.000 euro, per il secondo anno 52.000 euro, questo perché come tutti sappiamo che il trasporto è stato interrotto dall'emergenza Covid che c'è stato o che ci ha fatto. Per quanto riguarda invece il servizio mensa, adesso la scuola di infanzia e la scuola di primaria, per il primo anno 36.000 euro, secondo anno 60.000 euro, per un conto totale di 90.000. Se ci sono interventi, prego. Allora, di tutto quello che ha detto potrei solo esultare per una situazione, ovvero quella della biblioteca, però ahimè di quello che avete elencato parliamo sempre di numeri e numeri, però come possiamo non guardare lo stato in cui si trova la nostra scuola elementare, che dovrebbe essere il pollaio culturale dei nostri bambini? Vengono destinati soldi a destra, a manca, a sinistra, però mi dispiace veramente tanto che anche se si parla, sì, speriamo di, speriamo questo, speriamo quest'altro, veramente non abbiamo mai centrato l'obiettivo, vuol dire, ovvero quello di andare a canalizzare prima i soldi sulla cultura, perché da lì si parte. Non posso pensare di non piantare e poi aspettare il piano, non so se ho reso l'idea, mi dispiace, perché è veramente buono. Questo era l'appunto che vorrei fare, grazie. Ho ascoltato la descrizione di questo punto.
negli ultimi mesi, anno circa, la quantità di denaro comunale investita per interventi massicci a più ripetizioni di potatura e per acquisto e messa in opera di essenze arbore e varie prevalentemente andate a male. Tutto questo considerando che, avendo ottenuto il finanziamento che vedrà una grande riqualificazione del corpo totale, tutti i denari che vengono investiti nel breve, recentemente, considerando che arriveranno centinaia di migliaia di euro per fare un nuovo, credo che si potevano investire in altro. Sono scelte politico-amministrative che io non avrei fatto. E ho l'occasione di dirlo e serenamente lo segnalo. Quindi, se fosse possibile tenere risposta a questa domanda, e non so se replica a questa osservazione. Grazie. Ci sono altre domande? Probabilmente abbiamo evaso la possibilità di richiedere quanti soldi siano stati spesi fino ad oggi per l'orto volano. Probabilmente tanti quanti per finanziare un parco nazionale, e non ne abbiamo bisogno di parchi nazionali. Piuttosto questo intervento lo faccio per un dovere morale e soprattutto per senso civico. Mi sono sentato due minuti, sono sceso giù nella mia auto per esigenze personali e ho attenzionato anche il comandante Esposito di quello che ho visto, ma penso che abbiate visto tutti venendo da questa parte alla riga, e il campo attivo ai giardini pubblici è visibilmente chiuso e frequentato. Ci sono 30 ragazzi adesso che giocano senza mascherina in un campo lercio di spazzatura probabilmente, e non posso che attenzionare questa problematica, perché è vero che l'amministrazione si esime dalla responsabilità essendo una struttura chiusa e protetta, però i nostri ragazzi trovano le modalità pericolose per scendere in questo campo, scavalcando una recinzione peraltro tagliata in maniera obliqua, quindi diventa tagliente peraltro, e rischieremo di ritrovarci qualche nostro figlio, qualche nostro nipote in ospedale prima o poi. Quindi, in ragione di questo, visto che è stato decantato il servizio degli ausiliari civici, dei quali sono onorato fortemente di farne parte, vorrei proporre all'Assemblea e al Sindaco di utilizzare queste figure, se ancora esistono, se non si con il posto Covid non spariscono, non è nelle mie intenzioni sparire, di attenzionare soprattutto negli orari quotidiani in questo sito per evitare di tangere dei nostri. Posso prendere un po' la parola per favore? No, se si può comodare, comandante.
quindi nei vari settori sono mancati sia per malattia sia per smart working, alcuni settori sono stati proprio sguarniti con una sola persona, con un solo dipendente, quindi secondo me possiamo anche tollerare, visto pure il carico di lavoro, di tutti questi finanziamenti per i quali qualcuno comincerà a breve, perché sono stati cominciati già i lavori, altri le pubblicazioni sono in linea e per gli altri dovranno essere effettuati. È stata nominata la scuola elementare. Se vi elenco tutti gli interventi che abbiamo fatto, perché forse non si è reso conto di tutti questi anni di interventi che abbiamo fatto sulla scuola. Abbiamo fatto interventi di efficientamento energetico, sostituzione di finestre. Abbiamo preso un altro finanziamento per adeguare l'impianto di incendio. Abbiamo presentato un altro finanziamento per adeguarci alle nuove normative antisismiche. Abbiamo presentato un finanziamento per sistemare i prospetti esterni della scuola. Abbiamo finalmente elevato quello blocco di scalinata che anche voi l'avete fatto. La verità, la cittadinanza è contenta, però non volevo dirlo, ma penso che più di qualcuno di noi ha letto i giornali domenica del 1 maggio che il comune di Sant'Evellana beneficerà di un finanziamento per una nuova scuola elementare per un importo pari, per un tipo preciso così da non sbagliare il finanziamento, di 2.997.000 euro con annessa palestra regolamentare, perché fino adesso San Chierellano non ha mai goduto di una palestra regolamentare, non ha mai goduto di un palazzetto, non ha mai goduto di un pallone nel suo stadio, e ora mi si viene detto che il sottoscritto non ci viene alla scuola e non ci viene ai ragazzi. Beh, io sono stato il primo, forse a San Fiorellano, a presentare dei finanziamenti, delle richieste di finanziamento per palazzetti, palloni nel suo stadio, tutta la documentazione la potete trovare lì nell'ufficio tecnico. Si vede questa volta a tutto. Spero di aver risposto a tutto, ma non si può essere molto difficile. Passiamo alla votazione. Io ringrazio il consigliere De Via per aver avvisato responsabilmente il comandante, penso che sia successo in questo momento, dell'accaduto, cioè che le ragazze stavano nel campetto, come diverse volte siamo costretti a farlo anche noi, come quella situazione è attenzionata dai vigili, e il suggerimento che mi ha dato è oggi, quindi ne prendo atto di questa cosa. Poi in tutto questo periodo penso che sei stato sempre presente, non dico al mio banco, ma quasi, anzi lo posso dire al mio piano, quindi sa bene come abbiamo operato tutti quanti insieme per cercare di superare questa emergenza senza avere nessun problema. E penso che l'abbiamo fatto in una maniera eccellente. La libertà.
di no, consigliere. Grazie. Per dichiarazione di voto, ovviamente, per quanto concerne tutto questo elenco da lei menzionato, io oggi mi sento di dirle che per come ha attenzionato la situazione, da quello che mi risulta, che ho saputo da altre persone, ha talmente tanto attenzionato la scuola elementare che è priva di agibilità. Ma quello che mi risulta, non so se è vero, comunque, questo so. Poi, per quanto concerne, vorrei fare un piccolo riferimento a quello che succede, che è successo qua, che voi due comunque avete menzionato, che non si viene. Tenendo giusto, mi devo far finire, non me ne voglio. Mi faccia finire, poi può fare la risposta. No, mi faccia dire, perché io non interrompo nessuno. No, e io non mi devo interrompere, perché io non devo interrompere. Per quale motivo? E la sto facendo, va bene, non mangio. Attinente. Attinente. E attinente, di cosa sto parlando? No, si ricordi di me, io sto parlando di scuola elementare. No, di piano delle opere. Benissimo. E delle opere pubbliche cosa fa parte? Fa parte della scuola elementare? Quindi a discrezione sua? No, ah, pensavo fosse a discrezione sua. Quindi si attenta. Mi faccio dire, grazie. Si attenta, mi sto attenendo. Non posso parlare di dire. Sì, io voglio parlare. Per tutto il giorno allora, e mi faccio parlare per tutto il giorno. Rispetto per gli altri. Allora, mi sto attenendo. Non me ne voglio. E si deve attenere all'ordine. Mi sto attenendo. Per quanto concede di dire voi, il discorso che avete alzato poc'anzi con te due, mi trovo veramente in disagio andare a pensare, ripeto a dire, sono state dette cose corrette, che urge buongiorno per questa situazione, però vorrei farvi una fotografia dello status dei luoghi, dei campetti sportivi, che se non fosse stato, mi da dire, e se non fosse stato per la Devi, non vi lascio neanche immaginare come avremmo potuto guardare il campo oggi, il campo forza. Quindi mi da dire, ci dobbiamo sempre porre una domanda, perché uno fa un qualcosa che non dovrebbe fare. Non voglio giustificare il bambino, avete ragione, ma guardate in che modo sono stati lasciati i campetti della 167B e della 166. Guardate, andate a guardare. E poi ditemi se voi, non i piccoli, neanche noi grandi dovremmo giocare lì. Neanche noi grandi. Grazie. Comunque, per dichiarazione di voto, potevo astenuto proprio per ciò. Grazie. Io voglio fare una considerazione, voglio comunque ringraziare il mio gruppo per la responsabilità che si assume oggi per essere presente a questa assemblea, a questo consiglio e quindi far sì che questo consiglio esista. Detto questo, almeno diamo la possibilità di articolare un discorso secondo le loro intenzioni, poi ognuno si assume, come dicevo prima, la responsabilità di quello che dice. E detto questo, nelle risposte del sindaco di Evasa, quanto si è speso, la mia idea, quanto si è speso per questo popolare. È giusto che i cittadini sappiano, così come è giusto che noi ci
basta di termine irresponsabile ancora estendere tanta moneta lì. Per quanto riguarda la scuola elementare, ben venga un'astronave, un'infa moderna per i nostri bambini, ben venga, però questo non ci deve far spegnere l'attenzione della sicurezza dei nostri bambini, perché allo stato attuale se parlano dei vaccinati è giusto, è importante e assolutamente doveroso intervenire, soprattutto perché probabilmente a settembre ricominceranno regolarmente le lezioni e la scuola di 2 milioni di euro noi l'avremo vista tra quanti anni. Parliamoci chiaro. Quindi voglio dire, non è che se io mi costruisco una casa, una seconda casa, la vecchia non ha tratto me la lascio vedere sulle spalle. Questo assolutamente no. E, niente, mi pare di aver detto tutto per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, e soltanto il mio potere di una dichiarazione di voto. Grazie. Politico-amministrative.
mettere i puntini o a dire mi raccomando questo è partito una domanda questa, non è che veniamo da New York, da Los Angeles, noi siamo in Santo, sappiamo che non c'è stato mai quello che arriverà grazie a questo pensiero, lo sappiamo. E nessuno credo che abbia detto il problema, la colpa è di un facente funzione di domenica. Se abbiamo la palestra esponente in una norma è lo stesso deve fare. E così nella vita, quando non c'era, adesso ce ne saranno di adesso, da qui a 10 anni ce ne saranno diversi. E venga. Però credo che ci troveremo qui forse ancora per qualche altro consiglio, prima della fine del nostro mandato, e mi impegnerò per quanto riguarda il gruppo che rappresento, del quale mi onoro di essere capogruppo, che si mantengano sempre determinati toni e che si sfugga da attratti da una ironia mistera proprio. E lo stesso chiedo a facente funzione per quanto riguarda tutti gli amministratori che oggi fanno i quadri e che forse non sono quelli che non sono più quelli di ieri. Comunque, è un gruppo nutrito e chiedo la stessa cosa. Per quanto riguarda questo punto, il mio voto sarà sempre. Grazie. Grazie a tutti. Passiamo alla votazione, favorevoli. Contrari, astenuti. Per mediare sensibilità, favorevoli. Contrari, astenuti. Passiamo al settimo punto dell'ordine del giorno. Thank you.
Chiedo al consigliere Leo. La legge di stabilità per la vita. La legge di stabilità per la vita, con l'introduzione della nuova legge, ha fissato le linee di base del numero delle varie categorie di mobili. Ha stabilito però che i comuni hanno la possibilità di manovra su alcune fattispecie. Il comune di San Pietro di Nano intende suggerire di dare la possibilità per applicare nell'anno 2020 le medesime aliquote fissate per gli anni precedenti, in quanto più favorevole per i contribuenti. Si propone quindi di approvare le aliquote dell'imposta municipale proprio per l'anno 2020 come segue. Aliquote di base per familiari comprese categorie di terreni e aree praticabili 0,76%. Aliquote previste per la dotazione principale classificate nelle categorie cadastrali A1, A8 e A9 relative alle attinenze allo 0,4. Detrazione per la detrazione principale classificata nelle categorie cadastrali A1, A8 e A9 relative alle attinenze 200 euro. Aliquote per fabbricati d'aria o strumentali e fabbricati merce 0,1%. Thank you.
che pur non essendo soggetto a chiusura hanno deciso di sospendere volontariamente l'attività. Tali misure agevolative per stare in terza comune verranno poste in essere a seguito di specifica domanda del contribuente, con indicazione dei giorni di effettiva chiusura dell'attività nel periodo intercorrente dal 12 marzo al 31 maggio 2020. Il minor gettito previsto della variazione delle retribuzioni nel periodo emergenziale, stimato in 5.000 euro per l'anno 2020, sarà finanziato mediante fondi di bilancio comunale, consentendo il mantenimento di livelli di bilancio. Sono state stabilite le seguenti scadenze del versamento della TARI con F24, che poi sostanzialmente vanno confermate. Prima data 31 luglio 2020, seconda data 30 settembre 2020, terza data 30 novembre 2020, quarta data 30 gennaio 2021, con la possibilità di pagamento in unica soluzione per il termine di versamento della prima data. Entro il 31 dicembre 2020 si procederà all'approvazione del piano economico finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, ai sensi della delibera ARERA numero 443 del 2019, sulla base della quale saranno stabiliti gli eventuali convogli sulla TARI a disporre da decorrere dal 2020. Quindi non
ti preoccupare, stai male adesso che dopo starai peggio. Questa è l'idea. E quindi per questo si deve cercare di trovare delle soluzioni. L'altra mia idea che è rimasta poi discussa, perché è una proposta, probabilmente una mozione, se non mi ricordo male, quella del palato amministrativo. Ieri erano 10 le persone che potevano magari usufruire del palato amministrativo per poter dignitosamente pagare la TARI, domani saranno 20. Il comune spende tanti soldi in servizi, perché non riuscire a comprendere che un baratto amministrativo adottato da anche da altre amministrazioni porterebbe dignità al contribuente, porterebbe meno spesa all'amministrazione. Se io uso un contribuente per un servizio che comunque devo espletare o comunque garantisco un servizio in più, a costo zero, solo che non mi entra quella TARI, che comunque non mi entrerebbe perché il cittadino che non lo condanni, che non ha, non lo condanni, che gli do. Quindi, se si vuole, in futuro si deve correre incontro al cittadino, perché una volta potevano essere così solo al pensiero i problemi della persona, ma oggi uno mi mette carta le mani e dice guarda, io non arrivo a fine mese, non ho da dare a mangiare i miei figli, o mi aiuti. C'è gente che si è suicidata nei paesi di Milo in attesa di indebitare. Non voglio pensare, spero di no, però voglio dire, la mente umana a volte si può offuscare, quindi se non li aiutiamo noi, non li voglio aiutare nessuno dei cittadini. È proprio è un'intenzione che dobbiamo avere tutti, che ci dovrebbe accomunare sia questa amministrazione, sia le amministrazioni che verranno, se non saremo noi, se saranno altri. E se noi non ci saremo, dovremo lasciare il riverbero, l'eco di queste cose in quest'Aula, finché possano arrivare anche i futuri amministratori. Grazie. Potenzialmente, potrebbero andare a costruire.
incidenze domestiche e non, quale sarà il criterio di scontistica, quali saranno i tempi, ci sarà un bando, ci sarà un avviso, spero, che avvisi tutti coloro che potenzialmente hanno il diritto a recuperare questo apposito modulo, compilarlo e richiedere questo sconto. Mi auguro che tutto ciò sia fatto in tempi opportuni, affinché naturalmente coloro che avranno diritto si troveranno a Natale già prima di quella cifra e non che vanno a scontare quella Natale dell'anno successivo. Correggete se sbaglio, perché io vorrei essere certo che se la potenza non domestica aspetteranno 50 euro di sgravio, lo sgravio ce l'avrà già comunque Natale e non l'anno successivo. Questo chiarimento mi sarebbe utile. Grazie. Lo sgravio è ovviamente riferito all'anno in corso. Lo sgravio è riferito all'anno in corso, tutte le procedure che devono essere espletate saranno espletate come di norma dagli uffici, non altro da dire. Grazie di voto. Passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Dichiarazione? Mediale se tutti là? Favorevoli? Contrari? Ben ricordo, i 30.330 euro fanno parte del fondo destinato, diciamo, alla protezione civile in proporzione agli abitanti, anche i criteri, e i circa 5.000 euro, altrimenti con le dinamiche dovrebbero essere forse fondi che sono stati versati sul conto aperto dal Comune. Ecco, un passaggio soltanto vorrei comprendere, se nelle due tranche a oggi disposte di buoni spesa siano stati utilizzati tutti e 35.330 euro o solo i 30.330 euro della protezione civile. Sono stati spesi 30.330 euro. I 5.000 euro sono soltanto un capitolo di bilancio che permette a chiunque di fare delle donazioni attraverso il proprio conto corrente. Da questo ne deriva che possono essere sicuramente sono allo stato attuale sono di meno di 5.000 euro. Quindi quelli utilizzati non fermo che sono 30.000 circa.
fare, abbiamo messo un capitolo di previsione di 5.000 euro, dove, ripeto, chiunque potrebbe fare un bonifico presso il Comune di Sant'Irellama o sul conto del Comune di Sant'Irellama per affrontare i disagi delle famiglie. Questo successivamente verranno utilizzate dal Comune per il superamento di questi disagi. Non c'è niente di particolare. Non voglio, non penso che tutte le risorse verranno utilizzate dal Ministero, che mi auguro che qualche persona, che qualche benefattore continui a versare per le famiglie che sono scrisse dietro sui bisogni della nostra comunità. Magari ci sarebbe forse opportuno, si riesce anche in calce al nostro sito, che si è scritto tanto riguardo all'emergenza Covid, giustamente. Magari avere un termometro proprio delle donazioni fatte per capire se la gente sta continuando a donare, che comunque o quanto ha donato, cioè voglio dire, sarebbe carino e trasparente, soprattutto anche di spiegare ancora chi può dare, chi sta bene, non si può piacere che la gente stia bene, chi può dare ancora per le famiglie in difficoltà del nostro paese. Mandato anche voi in WhatsApp che ancora esiste questa cosa, questo numero solidale, questo bonifico dove si possono fare bonifici, e comunque a muovere, la cittadinanza di Sant'Irellama ha ricevuto tolto da oggi, tolto da domani, e portato da domani, semplicemente sono passato. Mi farò la voce di dire proprio figli da parte. Possiamo passare alla giornata? Autorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata sensibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Undicesimo e penultimo punto. Documento unico di programmazione periodo 2020-2022. Terzo aggiornamento. Prego, consigliere generale. Il gruppo costituisce anche questo posto indispensabile per l'approvazione del nuovo bilancio di previsione. Il gruppo si è giudicato e presentato oggi per la definitiva approvazione. Il gruppo 2020-2022 era già stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12 settembre 2019, ma sono stati successivamente approvati.
Ogni scelta in seguito disposizione del bilancio sono state quindi condizionate dalla necessità di fronteggiare le non entrate previste dall'anno 2020 a causa dei disagi economici dei contribuenti e dall'esigenza di prevedere maggiori spese a carico dell'ente, come quelle sostenute dagli interventi di sanificazione e per il sostegno economico ai cittadini. Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2025 sono state formulate tenendo in considerazione alcuni fattori. Sono state effettuate le previsioni in minimo anche tenendo conto delle nuove misure approvate. Con riferimento alla tale, il gettito è stato reso pari a quello per l'anno 2019 sulla base delle stesse tariffe applicate e considerando la riduzione per le utenze non domestiche colpite da crisi economiche, la crisi economica durante il periodo di emergenza epidemiologica. Sono stati considerati trasferimenti statali e regionali di carattere eccezionale per fronteggiare alcune esigenze sociali, utilizzati per l'erogazione di buoni spesa ai cittadini in difficoltà e per coprire alcune maggiori spese sostenute da tariffe. Le entrate da vendita e erogazione di servizi sono state previste anche tenendo conto degli effetti dell'emergenza, prevedendo per tutte un minore introito. Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base dei contratti in essere, quindi personale, utenze, contratti di servizio, quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, eccetera, delle spese necessarie per l'esercizio delle sezioni dell'esercizio delle funzioni fondamentali, delle richieste formulate dai vari servizi dell'ente e dalla scelta dell'amministrazione di effettuare in relazione agli obiettivi programmati. Non stanno in particolare rivolte le spese per il trasporto e la ricreazione scolastica, ma sono montate quelle per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, quelle per il servizio di gestione dei rifiuti, quelle per il contenzioso ambientale e per la consultazione elettorale. Le spese di investimento. Gli stanziamenti delle spese di investimento sono stati scritti in bilancio in relazione al programma dell'opera pubblica approvato ed oggetto di aggiornamento di questa seduta consigliata. Gli stanziamenti tengono conto in particolare degli investimenti in corso, come gli interventi per la rigenerazione urbana, per la fornitura privata, per gli interventi per l'impianto di videosorveglianza, per la biblioteca, ma anche per i nuovi investimenti finanziati, come quello dell'efficientamento energetico delle case di Mantello di Nuovo e l'efficientamento della sede municipale. Intervento. Dichiarazione di voto. Che è stato citato.
Interventi per gli anziani, solo circa 2.000 euro, tutti i problemi annessi e il numero importantissimo di anziani presenti nel territorio, parrebbe una cifra molto, molto bassa. Cifre importanti per quanto riguarda i soggetti a rischio di esclusione sociale, cifre sono molto importanti, bisognerebbe capire se si tratta di minori, ma cifra è importante proprio. Poi, per quanto riguarda il famoso artigianato, dove ne abbiamo discusso tanto in questo Consiglio Comunale, sviluppo economico e competitività, non so dove sia stata questa competitività, industria, MI artigianato, lo stesso. 2019 quasi 8.000 euro, per il 2020 previsti circa altri. O quasi totale incompetenza dell'assessore Arano. Grazie. Grazie. No, solo
lei venga qui a fare domande che può andare a fare negli uffici. Lei viene qui a fare domande quando dovrebbe frequentare gli uffici e sapere quali sono i capitoli e di cosa si parla. Quindi io a una formazione del genere non le rispondo assolutamente nei fatti. Una volta l'anno per queste cose. Due volte l'anno per queste cose. Che senso ha?
quanti? Mi bastava una delega, qualora avesse voluto, sul mio intervento specifico. Ci sono stati punti dove il comune prende maggiori risorse da destinare alla finanza, sono contento. D'altronde ci sono stato più di un punto dove il comune ha qualche risorsa in più rispetto all'anno precedente, ma io non posso, cioè io non sono una finanza. Io vado ad evidenziare quello che per me non va bene, se le evidenzio quello che per me va bene, se non va, non posso. Però preferisco il suo intervento, a 100 volte l'intervento del consigliere della Comuna a quello del assessore Renzo, che risponde perché mi spiace di essere stata definita incompetente. Infatti, a parere mio, del gruppo, eccetera, eccetera, dimostra che nonostante le numerose idee d'assessore, ha mostrato, a parere mio, incompetenza. Poi, sarà una persona che non percepisce i risultati, sarà un leader, ma ho il diritto di dire quello che penso, assumendo responsabilità, mentre lei funge che non dice quello che pensa, ma si difende solo, vada lì, vada a chiedere, lei dovrebbe frequentare il tuo comune. Allora, cosa viene a fare in Consiglio Comunale? Si fermerà la giunta, vada in giunta, dia il voto positivo alle delibere di giunta e non venga in Consiglio Comunale. Perché secondo me il senso è abbastanza limitato a questo punto. Quindi, signore, se non è stato espresso, senza non continuare a procedere, ma io non sono a questo punto, non bastava, l'esercizio sta finendo, mi fermo. Per questo punto, il mio voto è astinto. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Per dichiarazione di voto, ovviamente, mi vedo. No, appoggio al mio primo amico e poi compagno di minoranza Guido. Guido è veramente in difficoltà ad andare ad analizzare questi parametri che, come ripeto a dire, senza fare riferimenti lontani, puntano sempre e solo sulla debolezza della situazione. Io non posso immaginare di trovare dei numeri uguali a zero sulla cultura e sui disagi. Non è possibile. Quindi per questo voterò astenuto. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni. Pensiamo subito alle scissioni, alle pene, e non salvaguardare la cittadinanza. Perché ricordo di nuovo che il contagio da coppia è interessato alla salute dei cittadini. E ha comportato diverse e diverse e notevoli difficoltà economiche e un ampliamento
del disagio sociale. E mi sembra che oggi già ce ne siamo dimenticati di questo. E di questo ne sono veramente rammaricato, perché forse non abbiamo capito che da questa, scusate il termine, forse non sono ospitato, che da questa emergenza ancora ce ne dobbiamo uscire. Molte scelte in sede di predisposizione di bilancio sono state quindi condizionate dalle necessità di fronteggiare sia le minori entrate previste per quest'anno a causa dei disagi economici e dei contribuenti, sia le maggiori spese a carico dell'ente, come prima sottolineava il consigliere delegato, delle spese sostenute per gli interventi di sanificazione, l'acquisto di edifici, di pulizia e per il sostegno economico. Nessuno ha detto però che nonostante questo sono state mantenute invariate le tasse e le tariffe. E questo, signori miei, è partito dal sottoscritto, perché tre cose principali c'erano in questo bilancio. IMU e TARI e MUTI. Eppure mi sembra che eravamo presenti, che c'era presente pure la dottoressa Pasquale, perché sento parlare di paternità. Non è stata fatta una proposta e mi sento parlare di paternità. Per carità, abbiamo provato così e quattro, quindi non da un anno. Oltre a questo, abbiamo mantenuto in piedi tutti i servizi rivolti ai ragazzi, alle anziane, alle manifestazioni culturali, al contributo della festa, auspicando però che tutte queste attività non trovino impedimento per un'eventuale ripresa dell'infezione. Quindi continuiamo o continuo a ripetere che stiamo sempre in piena. Poi mi è stato detto, manteniamo il contributo della festa e non pensiamo a dare i soldi alle famiglie che ne hanno bisogno. Tenendo presente che alle famiglie che ne hanno bisogno c'è stato un aiuto governativo di circa 30 euro. Poi c'è stato un aiuto regionale di altri 10.000 euro. Poi ce ne sarà un altro di ulteriori 8.000 euro. Poi c'è stato l'intervento di San Piero Solidale, istituito sempre dall'amministrazione. Poi c'è stato pure l'intervento o l'istituzione di un capitolo per poter fare delle donazioni. Ma nessuno ha detto che il mantenimento di queste previsioni va inquadrato nell'aiuto economico al territorio. Perché il far mancare anche delle spese minute, che voi considerate minute, apparentemente futili, sottrae reddituabilità al territorio stesso. Vi siete mai posti il problema l'indotto che c'è, o quante famiglie, o quante attività durante la festa, durante la festa patronale, mentre che dice, ma non ce lo siamo posti? O dobbiamo pensare sempre ed esclusivamente a dare dei contributi e mai a produrre lavoro, mai a produrre economia? Oltre a questo, è stato istituito anche un fondo solidale. E di questo devo ringraziare alcuni consiglieri, anche assenti, perché non è stato solo uno che mi ha proposto. E l'ho presa subito dal cuore, dove abbiamo istituito questo fondo
e tutte le previsioni di quest'anno 2020 sono rimaste anche nel settore culturale. Perché ci troviamo meno risorse? Perché ditemi voi come dovevamo fare di impiegare le risorse nei mesi di lockdown. E allora, secondo qualcuno, dovevo portare, lasciare questi soldi gessati su quel capitolo e non potevo utilizzare da altre parti, perché questo è potevo. Perché è facile attaccare quando l'amministrazione, no, ma quando fa? È meglio anche di niente. Poi ci sono ulteriori risorse che sono state messe a disposizione. Queste risorse sono stati ulteriori 5.000 euro. Che cosa sono serviti? Che cosa serviranno? L'abbiamo già detto. Alla TAR. A ridurre la TAR a quelle attività che sono state chiuse durante il periodo Covid. Quindi il bilancio, per quanto riguarda il bilancio, è stata fatta una scelta politico-amministrativa responsabile. Detto questo, passiamo alla votazione. Presidente, io scusa, non lo conto che siamo stati chiamati in causa sul bilancio. Mi dispiace, ma non è stato non è abbiamo fatto gli interventi e la ringraziamo. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approfitto della sua giustizia. Immediata sensibilità. La indicula è abbassata.